Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo qui oggi nuovamente con PES 2016. Allora ragazzi, questo è il mio score nella divisione 10. Vedete, ho fatto 4 pareggi e 4 sconfitte, come vi dissi nell'episodio precedente. Di queste 4 sconfitte, 3 sono state per disconnessione, cioè è caduto il server mentre giocavo e mi ha dato la sconfitta. Solo una è stata meritata e non ve l'ho registrata, però l'avversario mi ha distrutto 4-0 se non ricordo male. Era molto più forte di me e quindi è stata l'unica vera sconfitta. Ma ragazzi, mancano 2 partite, io ho 4 punti, quindi sono salvo, ma ce ne vogliono 8 per essere promossi. E per questo motivo comunque ho deciso di mettere una formazione totalmente rimaneggiata, con giocatori che non ho mai usato, altri che ho trovato facendo dei ball opening, di ricerca o del derby di Milano che c'è ancora attivo. E quindi niente, oggi giocheremo queste ultime 2 partite e vedendo come vanno. Quindi ci vediamo fra poco subito con la prima partita del giorno. Ok ragazzi, eccoci giunti nella prima partita del giorno. Il nostro avversario, vi dico soltanto che in avanti a Lionel Messi, vi ho detto tutto. Pallone dentro. E c'è punizione. Ok, vediamo se riesco ragazzi. Calcio di punizione fuori di pochissimo. L'avevo vista dentro ragazzi, l'avevo vista dentro. Invece nulla da fare. No, tiro gol 1-0 per lui ragazzi. Attenzione, Pereira, Pereira, Pereira al tiro, pareggio immediato, Robert Pereira, 1-1, subito l'azione successiva e raggiungiamo il pareggio. Qui ragazzi 3 ore per recuperare palle, i soliti difetti, come sempre di PES, qui c'è il tiro che probabilmente è stato deviato. Tiro, palo, palo dell'avversario. Perché non l'hai spazzata? No, ragazzi, no, Madonna. Ma perché? Non l'ha spazzata? Ho spinto di spazzare, non ha fatto niente là. Ma perché si blocca? Ragazzi, scrivetemi anche voi nei commenti se anche a voi pesa questa specie di nostri sono bug, come chiamarli? Attenzione qua! Caicedo al tiro anticipato! Ancora palla Caicedo! Palo! Palo di Caicedo! Ma c'è calcio! Vediamo? Sì, calcio di rigore! Calcio di rigore. Vediamo Kolarov se riesce. Kolarov il tiro. No, centrale, non ha dato, ho spinto laterale. Attenzione, qui sbaglia davanti alla porta Podolski, incredibile. Qui voleva strafare con Messi, invece è stato fermato. Bella azione dentro, Caicedo. Per destro. Destro ancora, destro al tiro, parata del portiere. Avevano ancora gestito benissimo. Stiamo giocando comunque bene. Destro, dentro. Pereira, Pereira, pareggio. Doppietta, Robert Pereira. Arriviamo al pareggio, meritatissimo. Come siamo giocati, ragazzi, meritatissimo. Tra qua, Young. Pereira. Dall'altra parte. Verso Samaras che non aggancia, non aggancia Samaras, sarebbe stato probabilmente impossibile gol del 3-2 se Samaras avesse agganciato quel pallone. Qui destro, destro ancora, Young, se ne va Young, arbitro, dentro, Samaras, attenzione, destro, al tiro, fa gol, 3-2! Mattia Destro, 92esimo, 3-2, eccolo qui, Mattia Destro, 3-2 ragazzi, al 90esimo scaduto, 92esimo, guardate qui, grande Mattia Destro, vedete, 93esimo, no, 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 ti prego, no, esterno della rete, esterno della rete ragazzi. Ho avuto un infarto perché avevo visto il pallone in rete, invece all'esterno della rete. Ok, ragazzi, la prima partita ci siamo portati a casa al Cardio Palma per 3-2, quindi salgo a 7 punti. E nell'ultima partita potrei essere promosso ancora in divisione, se non erro, 9. Sì, in divisione 9. Quindi attenzione, l'ultima partita sarà fondamentale. Ci vediamo fra poco con l'ultima partita della divisione 10. Ragazzi, eccoci giunti alla seconda e ultima partita di questa divisione 10, oltre che di questo episodio, che potrebbe decretare la mia promozione o la mia permanenza in divisione 10 o la promozione ovviamente in divisione 9.
Vediamo se con Lam riesco a fare qualcosa. Lam al tiro, deviazione del portiere. Era nello specchio, ragazzi, la punizione. Destro, Caicedo. Destro, al tiro, destro, parata. Caicedo, molto bravo. Lam dentro ancora per Caicedo. Caicedo, colpo di testa. Nulla da fare, ragazzi. Buttato fuori il pallone, ma... Ragazzi, non so che cosa abbia fatto Silvestre, perché ha fatto questa cosa qui e per fortuna sbaglia, ragazzi. Silvestre, non lo so, ha avuto un lapsus. Tra Caicedo per Mattia destro, che se ne va, viene fermato, c'è Caicedo. Pallone che rimane lì, Caicedo! Può tirare il gol! Caicedo! Fa un'altra delle sue pazzie di barra PES. Con Caicedo che non so perché l'ha data lì indietro, subito, qua là. Però comunque va bene. Almeno abbiamo segnato con destro. 1-0, ragazzi, questa squadra mi sta dando soddisfazioni. Però 1-2, destro, destro per Caicedo, pallone per Caicedo, Caicedo, parata, incredibile parata. Caicedo si è divorato, 2-0, e qui si riparte col contropiede. E il tiro viene parato, ma ragazzi, con un lancio lungo è andato, cioè si è andato da solo con un lancio lungo. Destro, destro al tiro, fuori di pochissimo, mamma mia, destro, ragazzi. Pallone messo dentro, vediamo un po', Caicedo anticipato, quella palla rimane lì, miracolo, ancora lì il pallone, 2-0, raddoppiamo, Mattia destro, è sempre lui, vediamo se fa la sua danza, no, non l'ha fatta, gol ragazzi, rocambolesco, la palla è rimasta lì, pensavo che il portiere l'avesse presa, invece no, vediamo un po' cosa è successo, ecco qua, guardate ragazzi, ah, rimpallo sul difensore, però la palla è rimasta lì, 2-0, attenzione, che qua si è fatto anticipare Silvestre. Attenzione all'avversario, vicissimo, 2-1. Pallone dentro, ancora Caicedo, fermato. È lì, Pereira fuori. Pereira fuori, di pochissimo. No, se n'è andato da solo, ragazzi, se n'è andato da solo. Può tirare, c'è il gol. 2-1 per noi, però ha accorciato le distanze, ragazzi. No, vabbè, ragazzi, quando si imposta, diventa tipo Pipa, che non puoi più fare niente. Ci vanno improvviso, i giocatori sono stati dei babbi. Va bene. Attenzione, colpo di testa, pareggio. Però ho detto, ragazzi, quando si imposta non puoi più fare niente. All'improvviso è diventato lui Ronaldo e i miei sono diventati dei... non lo so. Pallone dentro. Pereira, Pereira è solo. E non è possibile che si metta davanti il mio stesso compagno di squadra. Ma dai! Attenzione ancora, Pereira. Se ne va Pereira, al tiro, gol! 3-2! Questa volta non c'è nessun compagno mio davanti, è segno con Pereira. Gol 3-2, ci riportiamo avanti. Grande Robert Pereira. Prova il tiro fuori. Ragazzi, si allungano palla e non so il perché. Finisce la partita, ragazzi, finisce la partita. Abbiamo vinto anche questa seconda partita, quindi incredibilmente contro ogni pronostico, con una formazione rimaneggiata, sono andato in divisione 9. Quindi con quella titolare non riuscivo a vincere, ho messo questa qua rimaneggiata. E anche se in maniera sofferta sono riuscito a vincere due partite e quindi divisione 9. Quindi ragazzi, nel prossimo episodio vedremo le prime due partite della divisione 9. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un like, a commentare, a condividere, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, invitate i vostri amici, fate conoscere il mio canale, mi raccomando. Qui da Angelo nell'83 è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!